concezione tribale, questa è la vera festa. Hai basta di feste chiuse. Tutti che conoscono tutto, sono troppo squallide. Non succede mai niente. Scusa, ma la musica cosa mettiamo? Tutto. Dal jazz al pop al rock al funky. Ma quella del jungle mambo. Anche, la jungle liscio. Anche liscio. Così ballano tutti. Sai che mi immagino una scena, un sacco di gente fomentatissima che balla fino all'alba, tutti così, proprio stravolti. Che poi a me, quando c'è tanta gente, a me mi piace pure guardare mentre ballano. E certo, perché come uno balla si capisce, capito, si capiscono un sacco di cose. Tipo? Tutto, capisci tutto, la personalità, capisci se uno è inibito, se è represso, se è un isterico, se è un pazzo. Sei stronzo. Vabbè, come lo capisci, scusa? Dal bacino, è il rivelatore. Avete mai visto le mulatte brasiliane? No, adesso cosa c'entrano le mulatte, scusa? C'entrano, le mulatte c'entrano. Lo sapete voi che da come uno balla si capisce pure come è a letto. Once you try black, you never go back. No, scusa, non capisco il nesso col ballo rivelatore. Appunto, pensa a fare uno studio tra ballo e sesso. Anzi, sai che ti dico? Ci giriamo pure sopra qualcosa, un film. Un film? Eh certo, un cortometraggio che fa tanto, dai. Dai, pensa un attimo, tu pensa, c'hai uno che balla, zac, fa il taglio. Poi lo riprendi a letto che fa gli stessi movimenti, zac! Giovanni, dai, ma l'avete visto com'è Giovanni? No. Ma come balla Giovanni? Vabbè, scusa, Andrea, allora che non balla mai? No, Andrea è tremendo. O quando sta sotto significa che... È quello. Mai proprio. Oh, parlate piano! Mi sembra che ci sente qualcuno, ci ruba pure l'idea. No, sai cosa facciamo? Questa sera telefoniamo a Stefano. Così ci facciamo dare delle dritte pure su come depositare il progetto alla SIAE, no? Bella, così lavoriamo tranquilli. Bravo. Allora ragazzi, sentite, veniamo qui, facciamo la festa, ci giriamo il corpo, li riprendiamo mentre ballano, poi magari li prendiamo pure mentre scopano. Bella. No, perché dici che si fanno riprendere? Vabbè dai, più disinvolti, giusto preliminari magari, dai. Non mi è venuta l'idea! Geniale! Questo lo mandiamo pure a un festival il corpo. Quello di Moretti, scusa, la Sacher. Ma dai, ma figurati se Moretti adesso ce lo prende, dai. Andiamo a Venezia, a Torino, a San Sebastiano, a San Gineta, voglio. Bellissimo, festival. Esatto, bellissimo. Cazzo che idea che ci ho avuto, bellissimo. Come lo giriamo? Beh, magari ci danno prima i soldi del premio, no? No, non credo. Vabbè, facciamolo in video. Dai, chi ce l'ha dalla telecamera? Se lo chiediamo a Marco Pinto. Vabbè, ma dai, dopo comunque come facciamo? Cioè, abbiamo bisogno lo stesso di una centralina video, non si può. Vabbè, ma scusa, vuoi che qualcuno non ti presti due videoregistratori? Ma che schifo! Ma io sei impazzito, quando mi viene una cosa scrausa e mi sputtano pure. Metti che poi un giorno voglio fare del cinema. Non si sa mai. Vabbè, allora ragazzi, non c'è problema, lo giriamo in pellicola. Un bel cinerama! A 360. Sì, frenate un attimo. Sapete quanto costa sviluppo e stampa? Beh, di preciso no, ma... Chi ce li dà tutti questi soldi? Oh, ha vinto la sinistra, Vuoi che non troviamo un mecenate disposto a sostenere un progetto concettuale sperimentale? Ma dove lo trovi? Uno che adesso dà dei soldi a tre sconosciuti solo perché sono artisti, dai, su. Ragazzi, no, scusate, parliamoci chiaro. Quanti soldi siamo disposti a sborsare per questa opera? Ma scusa, ma se io adesso avessi questi soldi, ma che li butterei per fare un corto, dai? Ma sì, ma poi i corti chi li gira? Chi non sa fare i lunghi? È quello.